Salve ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video di Guido Tramontano. Come coloro che mi seguono già sapranno, purtroppo, o per fortuna, nel periodo pasquale sono stato giù in campagna dalla famiglia e di conseguenza sono stato ovviamente sprovvisto della linea internet ad alta velocità che mi consentiva di caricare video. Molti di voi mi chiederanno, ma come mai allora non ti sei preparato il caricamento prima? E beh, perché sono stato impegnato con questioni universitarie e di conseguenza proprio non ci sono riuscito. Ci ho provato giù, ci ho sperato un solo video per tre notti in carica, non è avanzato di 1%, c'è una linea che veramente è un devasto e di conseguenza non sono riuscito a caricare prima il video che in realtà doveva uscire circa una settimana fa. Detto ciò, sono ormai 15 giorni che non escono video e di conseguenza il video che doveva uscire non poteva essere un video banale, quindi ho rigirato quello che in realtà volevo caricare in maniera un po' più precisa, perché questo video è un video davvero eccezionale. Infatti oggi vedremo come viaggiare pagando semplicemente il biglietto aereo, ma soggiornando nelle città senza pagare gli hotel o senza pagare Airbnb, quindi case private. Voi mi direte, vabbè, follia, come si fa? In realtà esiste un sito che è uscito fuori con un discorso tra amici. Io non ne sapevo nulla di questo sito, mi sono informato benissimo ovviamente prima di portarvelo qui sul canale. Non mi paga ovviamente per dire quello che sto per dire e di conseguenza volevo parlarvene da amico ad amici. Ebbene, è un consiglio che non potete non seguire perché esiste questo sito web di nome Couchsurfing, la cui praticamente applicazione è provvista sia per Android sia per iOS, quindi qualsiasi sia il vostro terminale potete scaricare l'app e usufruire da smartphone, quindi del loro servizio. Ebbene, è un sito certificato che compete con Airbnb. A differenza di Airbnb, dove tu fitti una stanza a pagamento pagando il privato, su Couchsurfing lo fai in maniera gratuita. Ebbene, voi mi direte, vabbè, sì, è impossibile, vai a casa di un maniaco. No, ovviamente non è così. Perché? Perché se io faccio l'accesso a Couchsurfing, a parte che mi devo certificare con una serie di qualificazioni che tutti noi possiamo avere, ovviamente, cioè carte di identità, dati anagrafici, senza inserire carte di credito o quant'altro, quindi sicuro al 100% per quel che riguarda i pagamenti, ebbene, una volta effettuato l'accesso, per esempio da smartphone, vediamo questa tipologia di applicazione, dove alla prima interfaccia vedremo gli eventi che ci sono forniti e messi quindi a disposizione dell'applicazione nella città intorno a noi, quindi per esempio nel mio caso Torino, gli eventi che sono ovviamente immediati e anche gli eventi futuri. Dopo di ciò possiamo notare nell'applicazione che le sezioni si dividono in due macro categorie, viaggiatori e padroni di casa. I viaggiatori, per esempio, in questo caso siamo noi, padroni di casa e chi ospita. Una volta che andiamo, per esempio, nel cercar padrone di casa, inseriamo la città dove vogliamo cercare, ad esempio Barcellona, nel mio caso, qui nell'esempio sulla mia destra. Ebbene, una volta cliccato su Barcellona e una volta inserite le date di partenza e di arrivo, quindi di arrivo lì e di ritorno in Italia, ad esempio, ci escono 65 passamila filtri, cioè 65.000 persone che nella città di Barcellona e dintorni possono ospitarci in casa loro in maniera gratuita. Ma perché si dovrebbe fare una cosa del genere? Ovviamente perché quando tu vai da loro in maniera gratuita, l'unica cosa obbligatoria da fare è lasciare una recensione, che ovviamente fornirà loro un pedigree, stile animali, un pedigree di tutta eccellenza che gli consentirà poi di essere ospitato qualora loro, per l'appunto, sulla stessa app cerchino padroni di casa in un altro posto del mondo. Di conseguenza, se io vado a Barcellona nella casa di X, lascio una recensione ad X positiva, poi X non solo avrà a Torino casa mia disponibile, perché ci sarà ovviamente sempre se volete, la possibilità di ospitare X a casa mia, ma non solo, avrà una recensione positiva in modo tale che agli occhi delle altre persone su Couchsurfing, sull'app quindi, sarà una persona con un pedigree eccezionale con tutto rispetto per ospitare o per farsi ospitare. Ovviamente c'è la sezione filtri, come possiamo sempre notare nell'esempio sulla mia destra. Nella sezione filtri possiamo chiedere all'applicazione di cercarci padroni di casa che ospitano più di una persona, quindi magari non viaggiamo da soli, viaggiamo in coppia, in triplo, in quarta, e possiamo chiedere se magari
Sempre nei filtri possiamo trovare padroni di casa che ci mettono a esposizione intere camere, intere case e quant'altro. Ovviamente il filtro si dimezza. Essendo io molto fiscale, ad esempio, nelle date che ho selezionato ci sono addirittura ben 200 persone a Barcellona pronte ad ospitarci in maniera gratuita. Ovviamente poi il passo successivo è quello di fare richiesta a queste persone. Parlerete via mail, via Hangout, sempre all'interno dell'app, e vi metterete d'accordo sull'arrivo e sulla partenza. Del tutto gratuito, ripeto. Ovviamente siete liberi di andare, come siete liberi anche di ospitare. Potete anche semplicemente fare un pedigree di viaggio in cui voi andate sempre solo a casa delle persone e non ospiterete mai nessuno a casa vostra, non è obbligatorio. Se volete farlo, lo fate. Se non lo volete fare, non lo fate. Il prossimo viaggio che io ho intenzione di fare, penso che lo organizzerò in questa maniera. Ovviamente, che cosa ti dà l'applicazione oltre a cercare il padrone di casa o a mettere in offerta la tua casa? Ti dà quel pedigree di cui stiamo parlando ormai da inizio video fino ad ora, pubblico, e quindi oltre ad una scheda personale di età, sesso, religione e quant'altro, vi dice anche quella persona che tipo di lingue parla, quali e quante, per l'appunto, e non solo le sue passioni, le sue mansioni, cosa fa nella vita, se ha figli, insomma, una scheda tecnica di tutto rispetto. Quindi vi ho dato questa alternativa per non pagare hotel, per non pagare Airbnb, per non pagare nulla se non il biglietto aereo. Poi magari se avete un'alternativa anche a quello scrivetelo qui nei commenti. Se conoscevate questa applicazione ditemelo, e soprattutto se avete avuto qualche esperienza sarei felice di saperla, sempre qui nei commenti, ne possiamo discutere insieme, perché sono intenzionato a prenotare sempre su questa applicazione. E dunque nulla ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, come sempre ci vediamo in un video di domenica. Ciao!